Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. Oggi finalmente nuovo mukbang made in McDonald's. Perché ne approfitto che stasera non c'è Diego per mangiare un po' queste castronerie e finalmente vi racconterò tutto quello che ho fatto a Mediaset lo scorso weekend. Vi avevo lasciato il box delle domande come sempre su Instagram, se non mi seguite lì andatemi a seguire perché poi vi lamentate che non mi potete fare le domande a cui rispondo in questi video. Quindi correte numerosi, ho qua il secondo telefono con tutte le domande a disposizione, le vostre curiosità sul programma, su quello che ho fatto, su come mi hanno trattato, ma vedremo. Prima però vi vado a far vedere quello che ho ordinato oggi. Perché ho cambiato, mi hanno tolto il Grand Crispy McBacon e quindi mi sono preso il My Selection BBQ con extra bacon ma senza la coleslaw perché è una salsa che a me non piace. Le patatine, la Coca-Cola Zero e poi anche un McFlurry e poi anche le olive ascolane perché non l'ho mai provata al McDonald's e quindi siamo qui riuniti. Ora, questo sacchetto è tipo un po' bagnato e infatti si è un po' rovesciata la Coca-Cola, ma il McDonald's è tipo lontano 3 km e quindi ciaone. E poi qua abbiamo gli extra Smarties e lo mettiamo un attimino in frigo, e almeno si scioglie poco. E poi andiamo di qua. Adoro, adoro, una fame muoio. Allora, qua abbiamo le olive ascolane, che le assaggeremo subito, le patatine, super fredde, lo sapevo, e poi il My Selection BBQ, che è questo qua. Ora, a regola questo qui è la prima volta che lo prendo, e potevo far togliere anche la BBQ, la salsa, comunque è questo qua. Andiamo a fare come Chiara ci ha insegnato, così abbiamo anche una mano libera per parlare. Ma prima di iniziare proviamo queste olive ascolanine. Buon appetito a tutti nel frattempo. Ok. Sì, dai, mi può piacere. Ho anche la maionese per l'occasione. La dobbiamo aprire, che già queste patatine sono... Il bello è che ero indeciso se prendere un McDonald's o un Burger King. Io ho detto no, vabbè, prendo il McDonald's perché mi piacciono di più le patatine, ma non avevo contato la distanza e infatti sono un po' tutte rovinate, ma va bene così, ce lo facciamo andare bene. Prendiamo subito il box delle domande, così siamo pronti, ma... Prima, primo morso, inizia a fare. Quanto mi piace il bacon croccante del McDonald's. È una delle meraviglie del mondo, adoro. Buono. Mi stavo per strozzare, ma super approvato. La cannuccia non me l'hanno data, ma fortunatamente ho la mia scorta. Non vi preoccupate perché sono quelle bio tipo. Sorso iniziale, la prima domanda, che devo dire che è stata anche una di quelle più gettonate, siete super curiosi di, per quanto riguarda queste cose, è questa. Ti pagano per le ore che passi lì? Oppure mi avete anche chiesto, ti hanno pagato, sei andato gratis? O qualcuno mi ha anche chiesto, ma hai dovuto pagare per fare questa cosa? Quindi c'è un po' di discrepanza e un po' di confusione. Sono qui apposta. Praticamente, inizio con il dirvi, per chi non avesse seguito, io settimana scorsa, per 2 giorni, sono dovuto andare a Mediaset perché vi avevo portato con me 2 settimane fa che avevo fatto un casting e poi mi avevano preso, tra virgolette, per un programma e quindi sono andato a fare le prove e a fare la registrazione. Quindi da qui scaturisce questo video in cui spiego tutto e da qui scaturiscono queste domande.
Mi pagano per le ore che passi lì? Sì, mi hanno pagato per i 2 giorni che ho passato lì a Mediaset, cioè la domenica e il lunedì, ma diciamo che non è un vero e proprio pagamento, è tipo una specie di rimborso spese, perché in realtà per tutte le ore che sono stato lì è come se fossi andato gratis, ok? Mettici il taxi per andare, mettici le ore perse, perché comunque io andando là, è vero che ho fatto questa cosa, ma non ho registrato video e quindi non ho guadagnato, non ho lavorato, quindi su per giù si pagano, ma un rimborso spese minimo. La seconda domanda è questa. Se il tuo amico non ti avesse detto del casting, avresti riprovato a farne altri? No. Se questo mio amico non mi avesse detto, guarda, che stanno cercando volti nuovi, stanno facendo dei casting generali per Mediaset, io nemmeno ci pensavo più, perché come ben sapete, dopo anni e anni di provini, di casting per vari programmi televisivi e non, ormai mi ero messo l'anima in pace, avevo detto vabbè, non fa per me, evidentemente non mi vogliono, e quindi mi ero fatto, come ben sapete, il mio spazio qua sul web. Questo panino mi piace molto, c'è un po' troppa salsa barbecue in realtà, però super approvato. La prossima domanda è: qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più e quale quella che ti è piaciuta meno? Allora, la cosa che mi è piaciuta di più è poter finalmente, diciamo, esaudire il desiderio di vedere con i miei occhi come funziona un programma in TV, come funziona tutto l'ambaradam che c'è dietro le telecamere, come funzionano anche le telecamere, come ci si prepara, come si comportano le persone e tutto quanto. Come esperienza mi è piaciuta molto, ma la cosa che mi è piaciuta di meno è stata quella di dover aspettare. Praticamente siamo stati ore e ore e ore senza far niente, tra virgolette, perché ovviamente per allestire uno studio intero non è che ci siamo solo noi che siamo davanti alla telecamera, ma prima devono fare tutto un lavoro gli addetti ai lavori, quelli che stanno dietro, e quindi nel mentre che loro stanno lavorando e stanno preparando tutto alla perfezione per noi, noi si stava lì e non si faceva niente, quindi abbiamo passato ore e ore e ore e ore a chiacchierare tra di noi. Qual è il tema del programma a cui parteciperai? Ora, io non so se con questo video mi metterò un po' nella cacchina, perché non so effettivamente se posso parlare o meno, quanto posso dire o quanto non posso dire, ma facciamo che io vi spiego, fin quanto riterrò necessario, quello che ho fatto, però senza nominare il nome del programma, senza nominare le persone tipo il conduttore o la conduttrice che ci sono, perché così almeno faccio come Ponzio Pilato, non ho detto di che programma si tratta e quindi dovrei essere assolto, insomma, nel caso in cui dovessi sbagliare qualcosa. Fatto sta, il tema del programma non è un tema unico, ma diciamo che possiamo chiamarlo come un dibattito tra persone che sono, ci sono giovani, meno giovani, ma comunque ogni blocco, ogni puntata dovrebbe avere determinati argomenti diversi, e quindi da questo argomento ne scaturisce poi una domanda iniziale che poi si trasforma in un dibattito tra varie persone, diciamo così. È molto più carino e anche divertente di come l'ho descritto, però in linea generale dovrebbe essere questo. Yes, se sentite dei rumori di sottofondo, non è la mia pancia, ma è il riccio Harvey che è sulla ruota e sta facendo un po' di casino. A che tipo di programma hai partecipato, se non puoi dire il nome del programma? Come ho detto prima, il nome del programma non lo dico.
Però diciamo sì che è quello che ho detto alla domanda precedente, è una specie di dibattito tra vari temi di attualità, molto anche divertenti, molto anche incazzosi, ma molto carino. Quando andrà in onda e su quale rete? Allora, quando andrà in onda? Non lo so, perché praticamente cosa è successo? Siccome questo è un programma nuovo, che non è mai arrivato prima d'ora in televisione qua in Italia, come funziona? L'ho scoperto anche io adesso, quindi ve lo racconto un po' in grandi linee. Quando c'è un nuovo format, un nuovo programma che può o deve andare in onda, succede che facciamo quello che abbiamo fatto la scorsa settimana, e cioè ci prendiamo 2 giorni, le persone si prendono 2 giorni, il primo giorno di prova, il secondo giorno di registrazione, per creare una puntata zero. La puntata praticamente che ho fatto io l'altra settimana, penso che non vada mai in onda, perché non è una prima puntata, ma è la puntata impacchettata, infiocchettata e registrata che una volta terminato il montaggio dagli addetti ai lavori andrà sulle scrivanie delle persone appunto che comandano la rete. Quando queste persone analizzano tutto il programma, loro hanno il potere di dire sì, ok, questo programma può funzionare e quindi danno il via libera per in questo caso la diretta e non più la registrazione, e quindi andrà fatta la prima puntata in diretta. Se invece le persone che comandano dicono no, questa puntata non si fa, questo programma non piace, non piacerà e secondo noi fa schifo, allora come se non fosse mai esistito, capite? Quindi io ho fatto questa cosa, ma non so in realtà se questa cosa effettivamente avrà un buon fine, perché al momento l'ultima parola ovviamente ce l'hanno i padroni, diciamo così, e la rete è Mediaset. Io sono andato a Mediaset e quindi andrà a Mediaset se tutto va bene. Ma ragazzi, ragazzi, non so nemmeno se una volta approvato il programma, se io ci sarò durante la prima puntata, perché non so effettivamente se verrò confermato, se magari verrò sostituito da qualcun altro. Però comunque incrociamo le dita, good vibes, che in questo periodo mi servono e stanno andando anche bene, e quindi vedremo. Buono. Peccato per la salsa che è ovunque e per le patatine che sono fredde, però vabbè. Che programma hai registrato? Ve l'ho già detto, appunto. Ti sei sentito a tuo agio? Allora, sono super contento perché in tantissimi mi avete chiesto questa cosa. E questo delinea il fatto che mi volete bene, quindi volete appunto che io mi senta sempre bene o comunque a mio agio durante le mie nuove esperienze. E devo dire di sì, mi hanno trattato veramente bene. Addirittura, tipo la domenica avevo il camerino privato, solo io ce lo avevo, e era quello davanti al camerino di Silvia Toffanin, perché lo studio in cui abbiamo registrato è lo stesso in cui registrano Verissimo, quindi bellissimo, adoro. Mi hanno trattato tutti super bene, sono stati super gentili, mi hanno accolto, mi hanno aiutato, mi hanno dato consigli, e sì, devo dire che mi ci sono trovato bene. Non ho niente di cui lamentarmi. Anche se a volte mi mettevano un po' ansia, perché questo soprattutto lunedì venivano e facevano: mi raccomando, Cristiano, non ti diciamo niente, ma mi raccomando, devi andare bene, non sbagliare. E facevo: ma se mi dite così, mi mettete un'ansia addosso che fino ad ora non ho. Quindi, senti, però è andata bene. Hai incontrato qualcuno di famoso? Sì, ovviamente sì. Perché allora, di influencer no, non lo so, penso che non ci sia stato nessuno, forse una persona che fa video su Instagram, ma non la conosco.
Mentre di personaggi televisivi ne ho incontrati quattro, che, tra cui appunto da presentatrice barra presentatore, e poi i tre ospiti. Non lo voglio dire, non voglio dire il nome di queste persone perché ho paura che magari ci sia qualche notizia e quindi poi andate a vedere il programma e quindi poi io in qualche modo vado nella cacca e quindi poi mi licenziano, tra virgolette. Però appena possibile, appena saprò qualcosa, vi dirò veramente tutto. Ah, e posso fare il PS che queste persone televisive sono state super 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 carine con me, almeno, e sono super simpatiche. Qualcosa che hai visto e ti ha sorpreso perché non te la saresti mai aspettata. Mi ha sorpreso molto, a parte la super professionalità degli addetti ai lavori, ma soprattutto la quantità di persone che ci sono dietro alle telecamere. Voi non potete immaginare quante persone ci sono, perché noi siamo sempre abituati, tipo in questo caso fate finta che io sia in televisione adesso e voi vedete solo me, ma in realtà al di là della telecamera, in uno studio televisivo, ci sono 800 miliardi di persone che sono tutte super indaffarate, super nervose, super veloci, super che lavorano perché ovviamente vogliono che le cose vadano bene, no? E una cosa che mi è piaciuta molto, che mi ha un po' sorpreso, è l'utilizzo della lavagnetta, che io pensavo fosse una cosa solo di Barbara D'Urso. E invece ci sono proprio le persone con le lavagnette che scrivono tipo anche solo una parola e la fanno vedere a me, l'hanno fatta vedere per farmi capire cosa dovevo dire o in quale blocco intervenire, oppure quando bisognava cambiare argomento e quindi una cosa così. E la conduttrice, vabbè, ormai lo sapete, vabbè, è una donna, la conduttrice super veloce che senza farsene accorgere già aveva visto quello che c'era scritto nella lavagnetta, mentre io, che ero super giù alla stessa distanza, non riuscivo a leggerci, ero lì che facevo cosa? E quindi è una cosa assurda. Questo mi ha sorpreso molto, mi ha anche piaciuto. Come hai gestito l'ansia? Allora, vi sorprenderò, raghi, ma io non avevo ansia, ma zero. Oddio, aspettate. Sapete che io vi ho già raccontato di come avevo preso questo casting, che ero andato lì facendo scialla, dicendo vabbè, ma scialla, tanto se non va almeno un'esperienza in più, ci ho fatto il vlog e tutto quanto. Ho continuato con questo mood anche durante le prove e la registrazione, perché ho detto, vabbè, o la va o la spacca. Loro, se mi hanno contattato, è perché mi hanno visto che al casting non ero ansioso, ero me stesso. Quindi devo fare uguale. Alla fine, comunque, il mio ruolo era un ruolo prestabilito, un ruolo che comunque io faccio quasi tutti i giorni, quindi dovrei essere abbastanza bravo a farlo. Quindi, in realtà, l'ansia non ce l'avevo. Ovviamente, un pochina ti viene quando vedi questi personaggi che vedi sempre in televisione. Ma non è una vera e propria ansia, è più una vergogna, no? Come per dire, oddio, no, li vedo dal vivo così. Però, dopo 5 minuti, dato che ho detto che mi hanno messo super a mio agio, è passato tutto liscio. È successo tipo una volta che abbiamo sbagliato una cosa e quindi abbiamo dovuto rifarla tutta, e lì me l'ha presa un attimino un po' male, però poi è andato tutto liscio come l'olio. L'esperienza che stai affrontando combacia con le aspettative che ti hai rifatto? Allora, qui c'ho da dire sì, ma anche no. Nel senso, sì, perché, come ho detto prima, non avevo aspettative, no? E quindi l'andare a vedere come funziona un programma e partecipare è appunto un'esperienza che volevo fare, no? Anche perché sennò non facevo tutti i casting da quando avevo 19 anni così. E ha rispettato tutte le mie aspettative? Sì, perché poi ho visto che comunque erano tutti carini, tutti buoni, anche se super fuori di testa, indaffarati, super seri, no? Allo stesso momento. Però devo dire che mi ci sono trovato molto bene ed è stato tutto
secondo le mie aspettative. Tutto quasi, perché il ruolo che faccio io, che dovevo fare io, me lo hanno diviso con un altro ragazzo e quella cosa mi ha fatto... Come posso dirlo per non passarci tipo male? Mi ha un po' scassato, no? Ma no, quel ragazzo super simpatico, mi ci sono trovato benissimo e tutto bene. Ci sono rimasto un po' così perché ci hanno messo in due a fare un lavoro che potevo benissimo fare da solo, ok? E quindi mi è sembrato più un... ne vogliamo due perché magari te da solo non riesci, non ti diamo fiducia, no? Così. E solo per quello, insomma. Però poi è stato super carino, super bello. Ti hanno trattato bene? Sì, come ho detto prima, sì. Soprattutto le costumiste, che sono state super gentili, super pazienti. Mi hanno fatto provare miliardi di cose, insomma, così. Mi hanno fatto anche portare da casa miliardi di cose perché... io ero andato il giorno prima a comprarmi qualcosa, poi alla fine abbiamo scelto delle robe che erano lì e potevo risparmiare dei soldi, però lo shopping fa sempre bene. Ma sì, mi hanno trattato tutti benissimo, anche le guardie e anche la ragazza che mi ha fatto il tampone, super brava. Ti piacerebbe iniziare una carriera televisiva? Pensi faccia per te? Allora... Qui stiamo già volando alto, con i film mentali. Nel caso in cui dovesse succedere, sì, direi di sì, ma non perché è un mio sogno. Io ormai penso di appartenere qua, no? Su YouTube, che ho molte cose da fare, molta libertà di parola, anche se YouTube a volte mi blocca. Però... prima di questo casting non avevo più pensato alla carriera televisiva. Adesso che comunque sono andato, ho fatto questa prima esperienza, ho visto che ansia non avevo, sono stato in grado, sì. Mi hanno fatto dopo le registrazioni tutti i complimenti, ma proprio tutti mi hanno detto bellissimo, bravissimo, vieni benissimo in video, tutto così, e sei stato bravo, insomma così, e se dovesse capitare qualcosa, perché no? Sì, di certo non vado a sputare addosso a dove volevo mangiare fino a qualche anno fa. Pensi che faccia per te, invece, non lo so. Non lo so, perché io ho visto solo adesso una minima parte. Qui erano tutti carini e coccolosi, perché comunque era una puntata zero e tutto quanto. Voglio solo immaginare... quando magari in qualsiasi programma, no, con più opinionisti che tutti vogliono prevalere per avere la telecamera puntata addosso, insomma, non so se riuscirei a sostenere l'eventuale cattiveria degli altri, però quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e anche io so essere molto cattivo. Puoi dirci, oh, finalmente, puoi dirci che ruolo hai in questo programma e di cosa si tratta? Oh, allora, questo penso di potervelo dire, anche perché... non credo sia un problema. Allora, il mio ruolo, come vi avevo detto, il programma è basato su per giù sui vari dibattiti, su vari argomenti attuali. Io però non faccio l'opinionista. Lo so che adesso qui starete piangendo perché anch'io mi vedevo a litigare con tutti, sono d'accordo con voi, ma... e sono stato, diciamo, aumentato di grado perché io faccio parte dei social, sono la persona che sta al banco accanto alla conduttrice, che controlla i social, smista le chiamate, le videochiamate, controlla un po' i tweet, guarda gli hashtag sull'argomento e tutto quanto. E quindi poi io ho questo ruolo, che è vero che mi porta magari a parlare un po' meno, ad essere meno inquadrato rispetto a chi discute ad un dibattito, ma secondo me è un ruolo molto importante e soprattutto anche adatto a me, perché io vengo dal web, penso di essere stato l'unico a venire dal web in quel programma e quindi chi più adatto di me. Sei contento di aver raggiunto questo obiettivo? Contentissimo. Super. Super, super, super. Ce l'abbiamo fatta. Anche se poi non andrà o magari andrà, quello non lo sapremo perché
Bisogna aspettare tipo un mese, ma può slittare anche fino a gennaio la decisione, quindi le attese sono un po' lunghe e quindi non ci facciamo la testa. Però comunque, in qualsiasi caso, è stata una super esperienza che mi è piaciuto fare e che mi è piaciuto vivere, anche perché tipo lunedì volevo incontrare Gerry Scotti perché nel nostro solito giorno, negli studi vicini, registravano Caduta Libera e io avevo visto il posto della macchina personale riservato a Gerry Scotti. E quando ho visto la macchina ho detto: no, vabbè, Gerry Scotti è il sogno mio proibito della mia vita, io amo Gerry Scotti con tutto me stesso. E quindi volevo incontrarlo, però poi quando abbiamo finito la registrazione lunedì, abbiamo finito qualche ora prima e quindi lui era sempre a registrare e quindi non era uscito e quindi non l'ho potuto vedere, ma Gerry Scotti ti incontrerò, ti abbraccerò e ti chiederò un selfie, sappilo. È un sogno il mondo della TV? Oppure quando ti ci trovi dentro una grande schifezza? Allora, io vi dico quello che penso io. Allora, in queste 2 giornate, quelle che ho vissuto, se fosse come i 2 giorni che ho vissuto, è un mezzo sogno, ok? Ma esperienze di altre persone che conosco, di altri miei amici, mi hanno assicurato che molto probabilmente è un specchietto per le allodole, perché oltre a tanta simpatia, tanta disponibilità, tanta bravura, come ho avuto la fortuna di constatare io con questo programma, mi hanno anche detto che purtroppo in molti studi, in molti programmi c'è anche moltissima cattiveria, moltissima invidia e la gente cerca un po' di fatti fuori, no? Se gli stai un po' antipatico, se vogliono prendere il tuo posto. Quindi non lo so. Io, per quello che ho vissuto in questi 2 brevi giorni, è un sogno, però sono a corrente anche dell'altra metà della medaglia. Quando andrà in onda il programma nuovo? Come ho detto, non so nemmeno se andrà in onda. Spero di sì, ma nel caso in cui dovesse essere accettato, appunto, dovremmo fare un'altra puntata, questa volta in diretta. Quindi forse lì avrei un po' d'ansia, perché essendo in diretta televisiva, non puoi proprio sbagliare. E può, secondo me, andare da dicembre o addirittura anno nuovo, su per giù le tempistiche sono quelle. Come fai a capire che la telecamera sta registrando? Ah, un po' come la mia. C'è una luce rossa sopra la telecamera. Ho constatato quella che sta inquadrando in quel momento ha la luce rossa. Non so bene come la presentatrice faccia a capire subito, perché ci sono veramente tantissime telecamere in tutto lo studio, ok? Quindi, ok, vedere la luce rossa, ma per vedere la luce rossa, una luce rossa su, per esempio, 8 telecamere che sono tutte lì così, te un po' devi guardare, quindi super brava la presentatrice o comunque in generale chi lavora in televisione, perché io ci metterei un po' per capire. Però luce rossa accesa, telecamera funzionante, luce spenta, telecamera non funzionante. Altra cosa invece, una cosa molto carina che mi ha fatto ridere, è quando ti microfonano, no? I microfoni li tengono spenti, ma li accendano solo quando stai parlando, ok? Però quello che mi sono domandato io è: anche se sono spenti, i microfonisti al di là delle telecamere ti sentono lo stesso? E questo dubbio mi è venuto in mente nel mentre che stavo commentando insieme al mio compagno, quello che era con me, durante un intervento di una persona, e avevo fatto una specie di battuta un po' brutta. E lei mi era preso il dubbio e mi sono guardato il microfono e ho detto: ma vuoi vedere che mi stanno ascoltando?
E allora poi ho preso il microfono così e ho fatto: chiunque mi stia ascoltando, se mi avete registrato vi denunzio. E poi l'altro che mi dice: guarda che hai firmato un contratto, quindi non li puoi denunciare, io. E allora vi farò il video su YouTube contro. È stata una cosa super carina, insomma, ve la volevo raccontare, non so se ve ne frega qualcosa, però a me mi ha divertito molto ed è un dubbio che mi è venuto anche in mente, quindi se qualcuno di voi lo sa, me lo faccia sapere qua sotto tramite commento. Infatti poi la domanda dopo era: come fai a sapere in che telecamera guardare? Luce rossa. Io su per giù ne avevo solo una davanti a me, quindi guardavo quella, ma in realtà non dovevo nemmeno guardare io la telecamera, perché io dovevo guardare sempre la presentatrice, anche perché io mi rivolgevo a lei. Quindi mi sembrava, è come se io adesso sto parlando con voi, ma guardo di là. Se io adesso vi sto parlando, però io sto guardando un'altra cosa, cioè è un po' cringe la cosa, e quindi io me ne sono fregato delle telecamere, perché non dovevo guardare le telecamere. C'erano altri content creator, l'ho detto prima, no, forse uno, ma non lo conosco. Quali emozioni hai provato durante le riprese? Emozioni sono state tantissime, e poi soprattutto tutte insieme, ok? C'è stato subito, allora, alla lettura del copione, a cui c'erano tutti i professionisti, regista, microfonista, tutti c'erano. C'ero anche io. Ovviamente mi avevano chiamato per leggere appunto il copione. E lì ho visto veramente, non una famiglia, ma un team che... non so se in realtà si conoscevano tutti tra di loro o magari era la prima, la seconda volta che lavoravano insieme, ma era un team unito, coeso, tutti per raggiungere un unico obiettivo, e cioè quello di far bene. E questa cosa mi ha dato un po' più di sicurezza, ok? Perché lì ho capito che le persone che erano lì intorno a me non erano contro di me. E quindi se io avessi sbagliato qualcosa, è vero che magari uno ti rimprovera, però lo fa per farti migliorare e soprattutto per migliorare il suo prodotto, no? E quindi sono lì tutti per lo stesso scopo, nessuno per uccidere la mente. E quindi lì mi ha un po'... oh, bene, posso andare. Quando ho visto qual era il mio ruolo... prima di scoprirlo, perché io non l'ho saputo fino al giorno X, ragazzi, io sono andato lì, sapevo che ero stato preso, ma non sapevo cosa dovevo fare. Quindi questo mi ha portato un po' di ansia e insicurezza. Poi, una volta che avevo scoperto che ruolo avevo e cosa dovevo fare, lì mi sono calmato e l'ho presa molto serenamente, vi devo dire proprio la verità. Sono andato lì e ho detto: oh, senti, non posso sbagliare questa roba, vai, io faccio quello che faccio. Se poi va bene, bene. Se poi non va bene, è un'esperienza in più. E quindi l'ho presa molto sciallamente e mi sono anche alla fine divertito molto, perché inizialmente anche gli altri ragazzi che partecipavano avevo visto che molti si conoscevano tra di loro e io non conoscevo nessuno. Quindi all'inizio mi vergognavo un po', voi lo sapete come sono. Dopo 5 minuti, mentre si stava aspettando la domenica l'esito del tampone, io sono andato in un gruppo di... c'era 4-5 ragazzi e ragazze, e ho fatto: scusate, con una battuta, ho sciolto un po' il ghiaccio, ho fatto: scusate, ma qui vi conoscete tutti, perché ho visto che siete tutti a gruppi. E allora lì una ragazza mi ha risposto: ah no no, noi ci siamo conosciuti adesso. E allora lì ho fatto: ah vabbè, allora così mi sono presentato. E poi abbiamo iniziato a parlare un po' del programma. E poi invece il lunedì si sono formati ovviamente dei gruppetti, perché te ti leghi più a una persona rispetto all'altra, anche perché eravamo abbastanza, no? Quindi non potevi parlare con tutti. E sì, è stato molto carino, è stato molto divertente e molto anche costruttiva come esperienza. Allora, detto questo, raghi, le domande sono terminate qui. Quello che vi ho potuto dire vi ho detto, quindi spero che siate soddisfatti della chiacchierata di oggi. Devo mangiare ancora il gelato, ma lo mangerò tra poco, perché ora non ce la faccio veramente più. Il panino è rimasto così, ma era grossissimo, l'avete visto. A questo punto, ovviamente, se ci saranno novità, seguitemi qua anche su YouTube, così
Tanto lo sapete, io vlog tutte le settimane, li faccio e gli aggiornamenti saranno appunto nei vlog. Fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto tramite commento. Mi raccomando, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, se avete mangiato insieme a me buon pranzo o buona cena o buona colazione, buona merenda, buon aperitivo a tutti. E per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!